Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, carissime sorelle religiose, figlie di San Filippo Smaldone, ci troviamo oggi per rendere gloria alla Santissima Trinità, per avere donato, attraverso le strade che solo la Provvidenza conosce, questa figura insigne di pastore, di sacerdote dedito tutto alla gloria di Dio e al servizio dei fratelli. Ringraziamo il Dio della misericordia, perché ha ispirato in quest'uomo docile all'azione del Paraclito dentro di lui una missione veramente grande nella Chiesa e nell'umanità. E noi, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
preghiamo. Dio di ogni consolazione, che hai chiamato San Filippo Smaldone sacerdote ad essere padre e maestro dei sordi, concedi a noi per sua intercessione di dedicare la nostra vita al servizio del prossimo, per essere da te benedetti nel regno dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca, sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete. Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso si muterà in sorgenti d'acqua. I luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli diventeranno canneti e giuncaie. Ci sarà una strada appianata e la chiameranno Via Santa. Nessun impuro la percorrerà, vi cammineranno i redenti. Su di essa ritorneranno i riscattati del Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne risplenderà sul loro capo. Gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Parola di Dio. Signore, anima mia, loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivrò, canterò inni al mio Dio. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene. Egli è fedele per sempre,
rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti, il Signore protegge lo straniero. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, Sion, per ogni generazione. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede, così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. La carità è paziente, è benigna la carità. Non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Parola di Dio. Fa udire i sordi e fa parlare i muti. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone,
dirigendosi verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli, e gli condussero un sordomuto, pregandolo di imporgli la mano, e portandolo in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita nelle orecchie e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse: Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono le orecchie, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo raccomandava, più essi ne parlavano, e pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, in modo particolare voi, carissime sorelle salesiane dei Sacri Cuori, e voi che con fiducia vi rivolgete a San Filippo, lo onorate perché il Signore lo ha posto nella storia, lo fa diventare nostro contemporaneo proprio attraverso l'ascolto della parola dell'Antico e del Nuovo Testamento. Antico e Nuovo Testamento che si incontrano, si realizzano, diventano storia nella vita di una persona, appunto di Filippo Smaldone. Noi lo chiamiamo carisma, e anche l'aspetto del carisma ha due facce. Da una parte indica il dono dello Spirito Santo, dall'altro indica anche il carisma proprio della congregazione religiosa. Il dono dello Spirito che San Filippo ha ricevuto operando questo discernimento coraggioso, e chi ne conosce la vita sa che non è stato facile per lui seguire questa strada, cercare di realizzare ciò che gli era venuto in mente. Ha dovuto lasciare anche la sua terra e realizzare altrove questo progetto. Un'attenzione particolare ai sordi, ai muti, in un tempo in cui la cultura faceva di questa gente, come già ai tempi di Gesù, degli emarginati. Ma chi, accogliendo la parola di Dio, riconosce che ogni essere umano, ogni essere umano è immagine e somiglianza di Dio, si preoccupa, pensa, e qui interviene il carisma, il dono dello Spirito, come questo essere umano, questa persona, può meglio esprimere, vivere, accogliere l'essere immagine e somiglianza di Dio. Ecco la creatività dei carismi,
Ecco la creatività anche di un modo diverso di comunicare, ma soprattutto ciò che è più importante, l'attenzione amorevole che questo sacerdote ha voluto porre proprio su coloro che non erano in grado di esprimersi, di comunicare ed erano a margine della società. E questo pensiero, questo assillo, questa preoccupazione che è manifestata nel luogo dove lui viveva, dove era diventato presbitero, sacerdote, non trova accoglienza, è venuto a Lecce, ha trovato non solo accoglienza, ha trovato la fioritura, la manifestazione. Perché le opere di Dio, cari miei, e dovremmo essere più attenti a questo, nascono come un dono, fioriscono con la dedizione, ma portano poi a riconoscere questa frase che ripeto sempre, ma ci deve stare veramente dentro, non sulle labbra, nel cuore, come atto di fede: è Dio che fa crescere. È Dio che fa crescere. Perché noi siamo bravi nell'organizzare, siamo bravi nell'intraprendere, oggi soprattutto la parola molto di moda, fare progetti, progetti educativi, progetti di realizzazioni. Ma quando tutto questo, guardate, risponde ad una esigenza della comunità, del popolo, delle persone in difficoltà, ecco che fiorisce un'opera dove Dio non fa mancare la forza del suo spirito e la provvidenza. Sì, quella provvidenza che ha conosciuto San Giovanni Bosco, ma alla quale è stato educato dalla sua mamma, e che ha conosciuto anche il nostro Don Filippo. Quando, volendo fare, ma non aveva luogo, non aveva posto, non trovava disponibilità, pian piano quella disponibilità improvvisa, generosa, messa a disposizione, è diventata l'opera che noi conosciamo oggi. Ma per favore, ricordiamo sempre che è Dio che fa crescere. Lo dico a voi, carissime sorelle religiose di San Filippo, salesiane dei Sacri Cuori. Lo dico a voi perché sostenete la fatica giorno per giorno e la sperimentate come nuovo inizio, ogni volta che avete cominciato ad andare lontano, a quell'apertura missionaria che oggi vi vede presente in diverse località del mondo, dove magari questa attenzione era ancora sconosciuta. Coloro che non sapevano, non potevano sentire o parlare, erano degli emarginati. Ecco Dio che fa crescere. Ecco lo Spirito che mette dentro di noi quelle capacità che magari non sono nemmeno conosciute, ma con il tempo, con l'esperienza e soprattutto con la famosa domanda di Agostino: se questo è quello, perché non io? È la via della santità questa, cioè la via dell'obbedienza alla volontà di Dio che si fa conoscere nella nostra esperienza di fede quotidiana, direi al limite anche occasionale, ma diventa un pensiero così importante e così fisso
da coinvolgere tutta l'esistenza, tutta la vita, da dare un senso alla vita. E allora si chiama vocazione, missione, consacrazione. La vocazione è il desiderio, che nasce come un desiderio personale. Poi la consacrazione, quando si capisce che non è un mio progetto, è un progetto di Dio. E ogni progetto di Dio, per essere veramente tale e realizzato, ha bisogno di una consacrazione, perché è Dio che fa crescere. Allora si apre l'orizzonte della missione. Allora si apre l'orizzonte di quella vita pastorale, di quell'apostolato che diventa entusiasmante quando si tocca con mano che è Dio che fa crescere, che è Dio che ci converte. E allora oggi è il giorno in cui dobbiamo ringraziare San Filippo perché ci ha aperto la strada. E questo ringraziamento gliel'ha detto pubblicamente la Chiesa quando ha riconosciuto la sua santità. Il nostro ringraziamento invece è non dirgli grazie, dire aprici ancora la strada, aiutaci ad imitare le tue virtù, la tua intraprendenza, la tua capacità, il tuo essere sempre in ascolto di Dio e dell'uomo. Oggi l'abbiamo scoperto come grande leitmotiv della evangelizzazione, no? Ascolto di Dio, ascolto dell'uomo. Perché Dio con la sua parola ci indica la strada, l'uomo con la sua esperienza manifesta la propria esigenza, necessità. Esigenza se nasce dall'alto, dal cuore, necessità perché ha bisogno di mezzi o viceversa. L'esigenza di chi vuole fare del bene e di mettersi al servizio, la necessità, se vuol rendere veramente culto a Dio, bisogna servire i fratelli. Ecco che anche quest'oggi la liturgia in onore di San Filippo ci possa offrire delle vie, delle indicazioni, ma assumendo degli impegni. E impegni che si realizzano anzitutto nella propria famiglia, nella propria comunità, e poi pian piano, perché noi non sappiamo, e vi prego di pensarlo spesso a questo, non per vanagloria ma per gloria di Dio, no? Ogni opera buona, che cammino farà? Noi non lo sappiamo, Dio sì. Però da noi dipende il bene che vogliamo e possiamo fare. Da noi dipende questa sfida importante di credere che il bene supera sempre il male. E allora che San Filippo ci aiuti a scoprire le vie del bene e ti invochiamo la sua intercessione, perché coloro che avvertono soprattutto una maggiore difficoltà nell'inserimento sociale o a volte anche nella propria famiglia possano con l'aiuto e l'intercessione di San Filippo avere una maggiore speranza e una migliore possibilità nell'affermare la realizzazione della propria identità di creature, di figli di Dio, e ricevere così quel servizio e quell'amore e quel rispetto del quale tutti hanno diritto e dovere poi di ricambiare. L'esempio di San Filippo ci guidi nella nostra vita. Amen.
fratelli e sorelle, la parola di Dio ci parla, la professione di fede ci impegna quando diciamo credo, quando diciamo rinuncio. E allora chiediamo al Signore che proprio grazie alla nostra professione di fede la sua parola sia accolta nel nostro cuore e diventi impegno ed invocazione. Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, Dio Padre chiede di essere ricchi solo dell'amore che possiamo donare agli altri. Consapevoli dei nostri limiti, eleviamo la nostra fiduciosa preghiera. Preghiamo insieme, dicendo: per intercessione di San Filippo Smaldone, ascoltaci, Signore. Per intercessione di San Filippo Smaldone, ascoltaci, Signore. La Chiesa, che Cristo ha voluto libera e povera, sappia vivere l'ideale evangelico della carità per sanare le piaghe e le ferite dei poveri del nostro tempo. Noi ti preghiamo, per intercessione di San Filippo Smaldone, ascoltaci, Signore. Ti preghiamo, Signore, per il nostro Papa Francesco e per il nostro Padre Arcivescovo Michele. Confortali con la tua presenza, guidali con il tuo Santo Spirito, perché possano essere profeti del tuo nome. Guide sicure e forti per il tuo popolo, preghiamo. Per intercessione di San Filippo Smaldone, ascoltaci, Signore. Ti preghiamo, Signore, per i nostri ragazzi e per i nostri giovani. Sentano in alta misura il valore della vita e della persona umana e non perdano mai il grande dono della libertà che Cristo ha conquistato. Preghiamo. Per intercessione di San Filippo Smaldone, ascoltaci, Signore. Ti preghiamo, Signore, per le nostre suore salesiane dei Sacri Cuori, perché fedeli all'insegnamento del loro fondatore, San Filippo Smaldone, possano essere segno della bontà di Dio verso gli uomini. Preghiamo. Per intercessione di San Filippo Smaldone, ascoltaci, Signore. Ti preghiamo, Signore, per gli anziani e i sofferenti. Sentano la presenza consolatrice di Cristo che illumina l'esperienza umana del dolore. Preghiamo. Per intercessione di San Filippo Smaldone, ascoltaci, Signore. Per i nostri fratelli sordi, perché con la loro sensibilità e sull'insegnamento del loro padre e maestro San Filippo possano essere segni di speranza e testimoni della carità evangelica nella Chiesa e nel mondo. Preghiamo. Per intercessione di San Filippo, ascolta. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e fa che anche noi diventiamo un segno del tuo amore per gli uomini, per Cristo nostro Signore. Thank you.
pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare le gioie, le sofferenze e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli i nostri doni, o Padre, in questo memoriale dell'infinito amore del tuo Figlio, e per l'intercessione di San Filippo Smaldone, confermaci nella generosa dedizione a te e ai fratelli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la festa di San Filippo Smaldone, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fa vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a sé un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto.
Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nell'ora, nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, San Filippo Smaltone e i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore,
e formate al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona la tua pace. Alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Thank you.
preghiamo. O Padre che ci hai fatti tuoi commensali, donaci di imitare l'esempio di San Filippo Smaldone, che si consacrò a te con tutto il cuore e si prodigò instancabilmente per il bene del tuo popolo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Eccellenza reverendissima, carissimo Padre Michele, a nome della Madre Generale Suor Ines De Giorgi, a nome del Consiglio le rivolgo il nostro grazie, non solo per la presenza quest'oggi nel Santuario Diocesano di San Filippo Smaldone, ma soprattutto per la vicinanza a tutta la congregazione. Un saluto particolare viene esteso anche a tutti i confratelli sacerdoti che si sono uniti a questa solenne celebrazione, ai presenti, soprattutto ai telespettatori che hanno vissuto con noi questo momento. Un saluto particolare lo inviamo da questo luogo, assicurando a tutti la nostra preghiera per intercessione di San Filippo. Un saluto particolare si rivolge a tutte le suore che vivono in terra di missione la carità missionaria evangelica, soprattutto portando avanti il carisma di San Filippo Smaldone. Le suore del Benin, del Ruanda, della Tanzania, delle Filippine, dell'Indonesia, del Brasile, del Paraguay, della Polonia, che vivono nella gioia l'Effatà, il carisma smaldoniano, nella gioia evangelica. A tutti allora, nella gioia di questa festa, ci uniamo lodando il Signore per l'intercessione di San Filippo Smaldone. Grazie, e riceviamo ora la benedizione solenne. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Filippo Smaldone, fondatore della Congregazione delle Salesiane dei Sacri Cuori e padrono di tutta la comunità, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Filippo Smaldone la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San Filippo ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E su voi tutti che avete partecipato a questa santa celebrazione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.